fare una rivolta piuttosto particolare, cioè di rifiutare le prestazioni sessuali coniugali agli uomini. Il testo è di Aristofane, ma abbiamo preferito non adottare il testo principale perché le battute sono piuttosto esplicite. I ragazzi hanno letto anche quello perché non mi credevano. Però il nostro testo, quindi, che mettiamo in scena, sarà quello di Galilei e Giovannini, del 600 agli anni 70, all'inizio degli anni 70. I personaggi nell'originale, Lisistrata è un ateniese, anche qui invece le cose sono un po' diverse. Abbiamo una coppia di atenesi che si chiamano Samio, sulla porta c'è scritto Samios, e Bettine, che quindi hanno dei nomi americani. Sull'altra porta c'è scritto Dimitrion, e abbiamo Dimitrione e Tatianide, quindi sono russi. Al centro abbiamo Euro, e Lisistrata è la moglie di Euro. Vi dirò brevemente perché il trapezio era un tipo di veste femminile degli anni 70. Quello che vi serviva di sapere lo sapete. Adesso guardate lo spettacolo. Buona serata.
Una parola? Una cosa nostra? No! Basta! Non fare così, hai ragione! Hai ragione! Certo che ho ragione! E sarei in casa!
Grazie, grazie Sanio. Sapessi come si è arrabbiato di venire per lo sbarco. A proposito, come andiamo? Come andiamo? Bene? Ok, Umberto mio. Come? Ok, tutto bene, prego a Dio. Ah, ok, ok, per te. Ma il povero Pedalucci qua ti mette una bufala. Bufala? Bufala greco, manco. Greco moderno. Scegliere.
vi priveremo della nostra attività di voli. Che significa? Che non ci faranno più mangiare. E vuol dire che noi andiamo alla nostra cerimonia.